Chi guarda, io ti sconsiglio vivamente per una cena karaoke e Saverio Raimondo. Eccolo qua. Ah, sicuramente. Eccolo qua. Buonasera. Sicuramente. Buonasera, direttore Travaglio. Lei è noto per la sua memoria, appunto, l'essere umano è composto per il 90% di acqua, Travaglio per il 90% di fosforo. Ecco, ma io vorrei sapere, questa memoria che lei ha è riservata esclusivamente agli altri o anche a se stesso? Cioè, le capita mai di non ricordarsi dove ha parcheggiato la macchina e fare il giro dell'isolato come un cretino? Assolutamente sì, meno male che c'è il telecomando, per cui intanto vedo la vicina. Quindi lei ha un dossier anche su di lei, su dove ha parcheggiato la macchina? Assolutamente sì. Travaglio è in archivio, si è archiviato. Senta, Travaglio, ma è vero che lei, noi la vediamo così, ma in realtà è un romantico e ha la sua prima querela incorniciata in casa? Con i cuoricini? Sì, me la ricordo. Se la ricorda? Me la ricordo. Qual era? Sì, sì. Qual era? No, vabbè. Si può dire. Era una querela di Bossi. Ah, di Bossi. Perché ero andato a cena con lui dopo una puntata di Milano Italia di Gad Lerner insieme ad altri due giornalisti. E poi ha fatto il vento, non ha pagato il conto. No, no, in realtà mangiamo e bevemmo pochissimo, una pizza e una Coca-Cola, perché sì. Bossi non beveva vino. E disse delle cose che però sembravano dette da un ubriaco, perché disse che se gli facevano girare le palle non ci metteva niente a far venire in Italia una vagonata, un treno pieno di armi dalla Slovenia e dalla Croazia. E noi il giorno dopo lo scrivemmo sul giornale e lui disse che era un complotto di Montanelli per colpire la Lega in nome del centralismo antipadano. E quindi memoria. Mi arrivò questa querela e ci facemmo delle gran risate con Montanelli, che poi naturalmente fu archiviata perché altri giornalisti avevano sentito quello che aveva detto e l'aveva detto veramente. E querela fu, va bene. Io vado a vedere dove ho parcheggiato io la macchina invece che non me lo ricorda. Vai a aspettare Vera Gemma.